Video appuntamento con la Serie A di calcio maschile, cari amici. Ebbene sì, è il nostro Francesco Pini in copertina, molto felice perché la Juventus, grazie ad una doppietta del suo CR7, Cristiano Ronaldo, ha superato il Parma per 2-1 nel posticipo, in uno dei posticipi della prima giornata di ritorno della Serie A, ieri sera alle 20:45 all'Allianz Juventus Stadium, gol di Ronaldo arrivati al 43esimo del primo tempo su assist di Matuidi, al 58esimo secondo tempo con assist di Dybala, nell'intermezzo Cornelius, che era entrato nel primo tempo al posto di un mezzo infortunato inglese al 44esimo, nel secondo tempo al 55esimo, appunto, pareggiava momentaneamente. Prima poi, come ho detto già dall'inizio del video, della doppietta di Cristiano Ronaldo. Per la Juve nei campi ci sono stati Danilo nel primo tempo, che ha rilevato Alexandro. Nel secondo Higuaín al posto di Ramsey, Douglas Costa al posto della gioia Dybala. Per il Parma, l'autore del momentaneo pareggio Cornelius, Sprocardi e Siligardi. Uno fisso della Juventus, quotato abbastanza molto, molto favorevole tra l'1,20 e l'1,23. Classifica che, come ho detto nel video dell'Inter di ieri sera, a questo punto la Juve vola e ha più 4 sull'Inter, che ha sprecato per il secondo turno di fila la possibilità di provare a riagganciare la Juventus, una Juventus che sarà impegnata questa settimana. Dovrebbe essere mercoledì, contro la Roma in Coppa Italia per la sfida dei quarti di finale. Juventus, che è appunto capolista al momento con 51 punti, la prossima partita la vedrà impegnata il 26 gennaio in casa del Napoli, che sarà assolutamente una partita non facile, visto il periodaccio del Napoli, che nonostante il cambio di guardia tra Carlo Ancelotti e Rino Gattuso, ma nulla è cambiato, molto poco. Infatti, nelle ultime 5 partite il Napoli ha racimolato appena 3 punti e il resto tutte sconfitte. Bene, questo video termina qui. Ormai lo sappiamo, quando è in serata giusta Cristiano Ronaldo, insomma, la mette dentro, e ieri ne ha messi 2, quindi si gode la Juve la testa del campionato, con poi gli altri fronti stagionali come l'imminente Coppa Italia e la Champions League a febbraio. Grazie a tutti, alla prossima. Viva il calcio! E per le amanti bianconeri, forza Juventus! Ciao!